Mentre i musicisti si preparano per il prossimo brano, presento l'autore, anche se l'autore, Leonard Bernstein, non ha bisogno di presentazioni. Aggiungeremo però che, sebbene il direttore d'orchestra americano sia spesso ricordato per aver segnato il secondo Novecento con le proprie interpretazioni della musica di Mahler, raramente si cita la grande ammirazione che Bernstein aveva per Aaron Copland, personaggio dal quale è stato profondamente influenzato e del quale ha eseguito numerose opere. Bernstein è comunque noto anche per le interpretazioni della propria musica, tra cui non possiamo non citare West Side Story, uno dei suoi musical più famosi, scritto nel 1956. Simili ai songs di West Side Story sono i primi due songs che ascolteremo stasera, tratti da Peter Pan, musical per cui Bernstein scrisse le musiche nel 1950. Il compositore americano fu capace di innalzare il genere ben oltre l'intrattenimento, ponendo nei contenuti delle liriche problematiche di indubbio spessore. Who am I? Letteralmente, chi sono io? Pone già nel titolo una domanda abissale. E come appare dal testo, le domande che ci poniamo quando la notte, coricati, la luce si spegne, sono ben diverse da quanto ci passa per la testa di giorno. Esiste un'altra vita dopo la morte? È l'altra domanda che si pone nella canzone. In ciò il musical è fedele allo spettacolo teatrale del 1906 di James Barry, spettacolo che vide la nascita del personaggio di Peter Pan e che, sebbene rivolto ai bambini, portava un messaggio ben più profondo, parlando soprattutto agli adulti. Più malizioso è invece l'altro song, Peter, Peter, in cui la protagonista femminile del musical canta il proprio amore per Peter Pan stesso e desidera avvicinarglisi. Lei sa che, con la scusa di togliergli una macchiolina dal viso, gli sta dichiarando i propri sentimenti. Ad interpretare i primi due songs di Bernstein che sentiremo questa sera, i due songs tratti da Peter Pan, sono il soprano Laura Antonaz e il pianista Luca Delle Donne. Buon ascolto! Was it all planned in advance, or was it?
Eccomi a presentare i testi dei altri due songs di Bernstein. Il tema di So Pretty, song scritto da Bernstein nel 1968, è ispirato al dibattito sul conflitto che gli Stati Uniti stavano affrontando nel Vietnam. Come appare dal testo, ci si chiede perché questo paese orientale venga descritto a scuola come una terra piena di tesori preziosi, di templi dorati, di gente brillante, se poi a questa stessa gente è chiesto di andare in guerra e morire. L'ultimo song di Bernstein che ascolteremo questa sera invece è Piccola Serenata. E per quanto riguarda la Piccola Serenata, si dirà che il testo non ha un senso, essendo composto da suoni onomatopeici. Esso è una composizione d'occasione, essendo stato scritto nel 1979 per gli 85 anni di Karl Böhm, noto direttore d'orchestra austriaco. Buon ascolto. Oh,
Ringrazio veramente la soprano Laura Antonaz e il pianista Luca Delle Donne e ringrazio anche voi che ci seguite da casa. Ci sembra veramente di sentire i vostri applausi.